No, è un peccato perché io non capisco perché la Procura si sia così agitata all'idea dell'acquisizione di documentazione del carcere. Nel carcere, lo dicono, la signora purtroppo ha un grave deficit intellettivo, ha un gravissimo deficit intellettivo. Carcere. Hanno fatto un test sul quoziente intellettivo, ha un quoziente intellettivo bassissimo, è all'1%. Ma è evidente, a differenza di quello che dice la Procura, secondo me anche solo nel video che hanno prodotto si capisce chiaramente che la signora non era lucida all'una del mattino quando rispondeva alle domande della Procura, era completamente sotto shock e non sapeva neanche dove si trovava. La signora ha un problema serio ed è un peccato che nessuno se ne sia accorto e che nessuno l'abbia aiutata prima, dai servizi sociali, insomma parliamoci chiaro. Io ripeto quello che dico normalmente, io sono del 1971, ai miei tempi nessuno aveva l'insegnante di sostegno, adesso i ragazzini sono tutti discalculici, disgrafici, dislessici perché c'è un interesse maggiore. Ai tempi della signora Pifferi, che comunque non è giovanissima, se aveva l'insegnante di sostegno alle elementari, se andava dallo psicologo alle elementari, voleva dire che qualcuno aveva capito che aveva un problema ed è un peccato che nessuno l'abbia aiutata. Aveva un insegnante di sostegno alle elementari. Quindi vuol dire che lei non lo sappiamo per quale motivo. Quando che lei dice se fossero andate avanti, se si fossero. Certo, aveva anche una psicologa che io adesso spero di recuperare perché ho un nome e un cognome, però so che ancora è del 1946, spero di recuperarla, chissà, magari si ricorda. È andata tanto tempo dalla psicologa, tanto, di Milano, sì. Una bambina alle elementari. I miei consulenti, il mio psichiatra ha detto che la signora ha il livello intellettivo di una bambina di 7 anni. Hanno lasciato in mano una bambina ad un'altra bambina. È facile per un bambino dire le bugie. Io ho figli, i miei figli le dicono anche adesso che sono un pochino più grandi. È facile anche prostituirsi perché è la cosa più semplice da fare per una donna. L'unico sistema che aveva è brutto dire, ma per mantenersi, visto che le risorse finanziarie che aveva economiche erano veramente scarse. E purtroppo era circondata da persone che non si sono rese conto di quello che stava accadendo. La famiglia dice però che la aiutavano molto, ma che le inviavano, davano dei soldi. Non so. Certo, ma sicuramente le inviavano dei soldi, però per quello che so io magari non erano sufficienti. Io non voglio criticare la famiglia, ci mancherebbe altro, è una tragedia per tutti. Questa è solo esclusivamente una tragedia, è una bambina con in mano un'altra bambina, non è stato in grado di gestirla, non ha la risorsa. Lo dicono chiaramente le psicologhe del carcere, sono quelle che le hanno parlato di più. Mi spiace per la Procura, però parliamoci chiaro, il pubblico ministero l'ha vista forse 3 volte e le ha parlato forse 4 ore? Benissimo, io l'ho vista magari 20 volte, le ho parlato 50 ore, le psicologhe la vedono addirittura 3 volte a settimana e loro si sono rese conto del problema. Sicuramente credo che all'esito dell'istruttoria verrà fatta una perizia psichiatrica. Perché i test che le hanno sottoposto sono esclusivamente per il quoziente intellettivo. Quanto hanno dato di quoziente intellettivo? 40. Se il quoziente intellettivo verrà confermato, un quoziente intellettivo di 40 è all'1%, al quoziente intellettivo di una bambina fra i 6 e i 7 anni. Non poteva gestire niente, no, certo, nulla. Certo. Anzi, ci sarebbe da discutere su tutti gli uomini con cui così si approcciava, tra l'altro è brutto quello che ha oggi ha detto il pubblico ministero, lei non faceva vedere le foto della figlia per pubblicità, cioè follia, chi va su Tinder mettendo le foto della figlia, assolutamente, lei lo faceva perché cercava un padre per se stessa, più che altro, oltre che forse per la figlia. Il PM faceva riferimento a quella chat con quell'uomo della provincia di Bergamo in cui diceva stiamo sotto il piumone insieme. Ma lei non si rendeva conto, lei a me l'ha detto, quando io le ho detto Alessia ma tu non ti rendevi conto che forse erano cose pericolose da scrivere a una persona che non conoscevi, lei mi ha guardato dicendomi perché? Lei non si rende conto. Non si rende conto, cioè secondo lei non c'era niente di male, faceva vedere la bambina perché era una bella cosa, perché aveva una bambina ed era contenta di avere una bambina. Certo che le manca, lo dice, che è disperata perché non c'è più la figlia e se potesse tornare indietro cambierebbe tutto. Certo, ovvio, è una mamma.